è lungo meno di 4,30 m, lo direste? Adesso quando gira ci date un'occhiata. È il nuovo Toyota SUV compatto, piccolo, quindi parliamo della categoria della Opel Mokka, Fiat 500X, Renegade, anche un pochettino la Qashqai, perché si va a posizionare un po' in mezzo a questi due segmenti di mercato, ed è la Toyota CHR, basata sulla piattaforma nuova che è stata introdotta con la Prius e che vedremo a fine anno. Quello che vedete, diciamo, è un prototipo definitivo, l'aspetto della carrozzeria sarà questo, quindi molto particolare. Vedete come la porta posteriore con la maniglia lassù in alto, sembra quasi un tre porte, quindi un SUV dalla linea che vuole essere sportiveggiante, però con la piattaforma della Toyota Prius ibrida e anche la meccanica, perché il motore è il 1008 della Prius, ovviamente abbinato ad un motore elettrico. E quindi diciamo che per Toyota questo è molto importante, perché inserisce la motorizzazione ibrida nella categoria che sta avendo più successo di tutte, che è quella dei SUV compatti. Quindi dopo il Toyota RAV4 ibrido arriverà anche il CHR. Purtroppo non posso farvelo vedere dentro, perché per ora l'interno è sigillato, anche qui lo stand è delimitato. Penso che lo vedremo noi in Europa per la prima volta al Salone di Parigi. Comunque a fine anno potremmo vedere la versione definitiva di questa CHR.